Benitalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di End & Group, un'azienda inglese che ha sede anche in Italia, e siamo in compagnia di Tarcisio Vergani, il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda. Tarcisio, benvenuto a Benditalia, visto che questo è il vostro esordio. Sì, grazie Fabio, buongiorno a tutti. Sì, questa è la prima volta che noi esponiamo a Venditalia come espositore. Pur essendo sul mercato dal 2015, abbiamo deciso quest'anno di investire maggiormente nel settore e di spingere nuove soluzioni di business intelligence e di telemetria di app per unire e legare l'utente al distributore automatico in modo innovativo. Spieghiamo in un minuto chi è End & Group e soprattutto che cosa fa. Allora, End & Group è stata fondata con l'obiettivo di gestire e innovare tutta quella parte del vending che ritenevamo che ha bisogno di una spinta maggiore. Il vending è comunque un mondo dove vediamo tanta innovazione che continua ad arrivare, ma c'è sempre qualcosa che manca nell'equazione per far sì che questa innovazione sia soddisfacente e successful. NAND si posiziona in modo tale da fornire un hardware che permette di creare una network di gestione remota e online di tutti i servizi che ad oggi sono forniti o messi a disposizione da diverse realtà. In realtà noi uniamo l'utente attraverso una app che è estremamente importante sul mercato, con le pubblicità sul distributore, con un display, con i tocchi del distributore, e facciamo tutta un'analisi di business intelligence che va a non guardare solo il fatto perché la macchina è guasta o non è guasta, come normalmente uno pensi alla telemetria. Qua noi andiamo a analizzare cosa ha toccato un utente, quanta pressione ha fatto sul display, che prodotto ha selezionato, e abbiamo tutta una serie di algoritmi che sono legati a machine learning che vanno ad adattare la user interface per far sì che in quella locazione il prodotto venda di più. Ecco, l'obiettivo è quello, non è quello solo di ridurre costi dal punto di vista telemetrico, ma è di: cosa posso fare per aumentare di una battuta in quella locazione? Ecco, la domanda che noi cerchiamo di rispondere è questa qua. Dunque, voi vi ponete come fornitori di servizi, riuscite a ricavare dal big data, perché di fatto voi andate a ricavare dei dati da tutto ciò che viene fornito dal display di un distributore automatico, per migliorare le performance a favore del gestore, naturalmente. Corretto, sì. Diciamo che i dati che analizziamo non sono effettivamente i soliti che si vedono. Ad esempio, calcoliamo la retail efficiency di un distributore, che significa la capacità di un distributore di convertire un touch in una vendita. Al di là di questo facciamo anche l'analisi del non venduto, nel senso che se tu oggi hai un sistema di gestione della macchina, la cosa che ti può dire è: ho venduto tot. Noi andiamo a guardare effettivamente, tu hai venduto tot perché sai cosa hai venduto, ma in realtà ci sono tutta una serie di gente che passa davanti alla macchina, non fa nulla, oppure va, fa il browse only, oppure arriva in fondo e non seleziona, arriva in fondo e non ha il credito. Ecco, tutte queste informazioni qua siamo in grado di restituirle a seguito di una serie di analisi, in modo tale da dare suggerimenti per migliorare poi la user experience alla fine. Estremamente interessante, ne sapremo di più attraverso un articolo che prossimamente avremo su Vending News, il bimestrale dedicato alla distribuzione automatica italiana. E allora, per potervi contattare nel frattempo, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno, perché le domande da farvi da parte del gestore sono sicuramente tantissime? Allora, possono comunque tutti contattare il nostro commerciale Alessandro Mondini, oppure all'indirizzo info@nanditalia.com. Tarcisio, grazie per il contributo. Noi continuiamo, oltre questa grandissima novità presentata qui a Venditalia, ce ne sono tantissime altre che noi continuiamo ad andare a scoprire per voi.